DEPA Infrastructure diventa Enaon. A un anno e mezzo dall'ingresso in Grecia, il gruppo Italgas ha svelato il nuovo marchio della sua società ellenica. Inizia così il nuovo capitolo di un percorso che ha già raggiunto risultati importanti. Il 2023 si è concluso con la connessione di 25 territori per un totale di 800 km di reti, il 78% di investimenti in più rispetto al 2021. Nel 2024 la rete sarà attivata in altre 13 città, con l'obiettivo di arrivare a oltre 38.000 nuovi clienti. L'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, fa il punto sugli investimenti realizzati. I numeri che noi abbiamo fatto nel 2023, più 78% rispetto al 21 e più 25 rispetto al 22, dove il 22 gli ultimi 4 mesi c'eravamo già noi, dimostrano che questa accelerazione c'è stata. È sufficiente? La mia risposta è no, dobbiamo ancora accelerare, soprattutto sulla trasformazione digitale, che è quella che poi porterà anche i benefici al consumatore finale, perché riusciremo a ridurre significativamente i costi dell'operation e poi soprattutto inizieremo ad abilitare la rete ad avere gas diversi. Abbiamo voluto cambiare il nome proprio per dare un'immagine tangibile anche di cambiamento. Il nuovo marchio è stato presentato al Politia Business Center di Atene, dove sorgono i nuovi uffici della società. Il nome Enaon trae ispirazione dalla parola greca Enaos, che si traduce in perenne e rinnovabile. Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Theodoros Skylakakis. It is very important because we are talking about a sector that will take these assets towards the future. As I said, we need also green gases because we have a huge infrastructure on gas in Europe, and we need to use that infrastructure in the future together with electric energy so that we will have a much more efficient energy system. And it's very important for us to be partners with Italian companies, important Italian companies, and be able to build this infrastructure towards the future.